Bentrovati, buon anno, spero tutto bene, soprattutto spero in una miglior continuità tra il vecchio e il nuovo, ce lo auguriamo credo un po' tutti. Sono molti mesi che manco da YouTube, sia attivamente, cioè nel fare video, e sia passivamente nel commentare. Commento soltanto perché seguo solamente quei 3-4 canali che mi interessano, occasionalmente altri che propongono dei contenuti appunto che mi interessano, ma ho fatto altro, ci sono dei fisiologici momenti della vita in cui ci si trasforma in pietre cavernicole e io ho avuto un lungo periodo in cui ovviamente ho fatto altro. In particolar modo non avevo niente di cui parlarvi, a mio avviso interessante, e soprattutto non avevo voglia di fare video e quindi così. Uno dei miei privilegi, secondo me, di questa mia sperimentazione del mezzo è proprio che non sono obbligata a dare continuità nel caricare video una volta a settimana, giorno fisso, perché devo mettere gli iscritti, o devo incrementare gli iscritti, o devo aumentare le visualizzazioni, per monetizzare, oppure per proporre me stessa per altri scopi. Non è una critica ovviamente verso coloro che lo fanno, semplicemente per far capire che io sono in una situazione, a mio avviso, di privilegio rispetto a molti altri che lo fanno per lavoro, con tutto rispetto, perché fare video in un certo modo, con un certo montaggio, avere sempre degli argomenti nuovi, accattivanti, essere aggiornati su prodotti, eccetera, non è certamente facile, ma richiede un certo impegno, oltre che tempo ed energie. Prima di dar spazio al nulla, nel senso che è un video di ritorno, di saluto e di così, argomenti free, liberi, volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti ultimamente. In questi mesi ho cercato di lasciare un commento su gran parte dei canali che si sono iscritti, andando anche a curiosare. A me piace di più l'aspetto di andare a curiosare perché scopro attraverso le iscrizioni alcuni canali interessanti che propongono dei bei video, oppure ci sono dei riferimenti in quei canali a blog personali, molti blog che seguo tutt'oggi perché li ho scoperti attraverso le loro iscrizioni al mio canale, ma non sono riuscita ad diciamo così, esaurire la lista. Vista che è molto lunga nella mia cartella mail, pian pianino lo farò. Quindi ringrazio tutti coloro che si sono, come dire, affezionati e mi scuso se si aspettavano altri video relativamente al Midori, ma di fatto io ho concluso, ecco, a grandi linee ciò che ritengo importante. Ci saranno altri video sicuramente di integrazione, oppure se uscirà qualche prodotto, ad esempio questo qui, non so se l'avete già visto, prima di Natale è arrivato qualcosa in Italia di fisico acquistabile. Ricordiamo che del Midori non c'è niente da poter acquistare, toccare, vedere nei negozi, ma alla Feltrinelli o alla Mondadori, quelle un po' più grandi rifornite, attraverso i magazzini Salani c'è la proposta di questo simil Midori, questo taccuino. Questa è la filosofia, vi faccio vedere, poi vi faccio un piccolo video dove ve lo illustro molto meglio. Non so se si vede, la qualità dei miei video è pessima. Che assomigliano molto al Midori, fatti con materiali di riciclo, ben fatti, accattivanti, perché non c'è soltanto questo con la frase, ma ci sono altre copertine. Costano un po', questo formato costa sui 18, però per coloro che vogliono iniziare, approcciarsi a questo sistema, sperimentare per dei planner relativamente, non so, al diario alimentare, oppure ai libri, oppure all'organizzazione dello studio o qualsiasi altro argomento, possono benissimo farlo e vedere se poi piace, poi in un futuro cercare di qualcosa di altro. Vi rinnovo l'invito a frequentare il gruppo, siamo ormai quasi 500 persone su Facebook Midori Italia che parla di questo argomento. Ci sono ragazze straordinarie che fanno dei Midori che sono spettacolari, associando anche un po' la tecnica Scrub. Alcune vendono anche, quindi è possibile acquistare queste manufatti meravigliosi, e poi ci si può confrontare, consigliare dove acquistare, come fare una certa cosa, come modificare un'altra cosa, eccetera, eccetera. Quindi è un gran bel gruppo. Speriamo di far sì che il parlarne, il desiderare questa cosa, incrementare
vendite, cioè gli acquisti online, faccia sì che qualcuno si degni di portare questo prodotto anche in Italia. Di che altro parlare? Mi piacerebbe parlare della mia esperienza su AliExpress, il canale di Laura Tatiana che parla di libri, mi ha convinto definitivamente ad acquistare. Avevo già visto alcuni video, però non mi fidavo. Invece, conoscendo Laura, o meglio, avendola conosciuto col tempo, so che il suo giudizio è spietato, non solo per i libri, ma per altre cose. Quindi, totale fiducia nel suo parere e ho iniziato a acquistare effettivamente a ragione. Stando molto attenti con l'indicazione che lei ha dato, si possono davvero fare degli acquisti molto interessanti. Una sorta di AliExpress è una sorta di eBay orientali. I tempi sono biblici, nel senso che prima che vi arrivi la roba dovete aspettare mesi, a volte no, in realtà a volte entro 3 settimane, c'è stato un caso entro 15 giorni, a volte proprio un mese standardizzato, però arrivano comodamente senza spese di spedizione, se scegliete ovviamente degli acquisti senza spese di spedizioni, e la qualità è veramente sorprendente. Poi c'è un filone adesso che dice che alcune collane contengono cadmio, sono fatti con del materiale pessimo, eccetera. Basta, non lo so, quindi avremo modo di parlarne. Io ho acquistato qualche collana che vi farò vedere, qualche altro articolo, diciamo così, di uso comune, tra l'altro un set di pennelli da trucco che è ottimo, anche se uno mi è arrivato in cattivo stato, e poi molti articoli di cartoleria che sono notevoli e secondo me, insomma, è il caso, se non avete una grande urgenza, di acquistare tranquillamente da questo sito, e mi piacerebbe condividere appunto questa esperienza con voi. Per quanto riguarda l'argomento libri, invece, l'attività dei libri rimarrà prevalentemente dirottata sul progetto Libro del Martedì, un progetto che quest'anno è andato un po' in affanno per varie motivazioni. Sicuramente grande responsabilità mia, perché a parte dover fare tante altre cose, ma ho perso un po' l'entusiasmo iniziale, in quanto andare un po' dietro le quinte a quello che è il prodotto libro, questo oggetto del desiderio che piace tanto a lettori veri, lettori accaniti. E vedere tutto quello che c'è dietro in termini di dinamiche, di marketing, di manipolazioni, anche di prese per i fondelli ai lettori, mi ha davvero molto scoraggiata. Non vi nascondo che io faccio molta fatica ad oggi a entrare in una libreria e acquistare un libro. Forse è il primo Natale in cui io non ho regalato libri a nessuno, mi sono dirottata su altri articoli. Perché non si possono sputare fuori 600 titoli al mese con delle mosse di marketing subdole, dando un prodotto a prezzi in alcuni casi estremamente elevato, di pessima qualità, riproponendo solite cose, seguendo filoni ormai triti e ritriti in termini di argomenti, solo per, boh, non lo so, imbrogliare il lettore, fargli spendere, attivare il marketing, eccetera. Poi mi pare che ormai scrivere lo facciano un po' tutti. Insomma, la critica è feroce, ci sarebbe davvero da parlare a lungo, però, non so, sono stata un po' scottata da questa cosa. E poi ovviamente il nostro gruppo Libri del Martedì è fatto di persone che studiano, lavorano, hanno impegni familiari, professionali più disparati, quindi non sempre si ha la voglia, la continuità, il modo di dare una collaborazione continuativa. E poi tanti altri aspetti che, insomma, mi hanno lasciata un po' così. Quindi il libro, sono tornata ad essere una lettrice particolarmente incazzuta, nel senso che mi piace proprio proiettarmi in edizioni di 30 anni fa e riscoprire magari dei buoni libri che non sono più ovviamente commerciali. Oggi sappiamo che dopo 3 settimane un libro appena uscito è ormai vecchio, che invece propongono, insomma,
delle ottime idee in termini di contenuti, un buon prodotto, eccetera, eccetera, proprio perché, io ritengo che siamo veramente alla frutta, non soltanto nell'ambito dell'editoria, della letteratura, eccetera, ma in tantissimi altri ambiti. Insomma, la gente dovrebbe un pochino, soprattutto questi neoscrittori che credono di essere, lo Stephen King del momento, dovrebbero darsi un po' una calmata e cercare di ritornare coi piedi per terra. Dall'altra parte poi vedo invece delle case editrici piccole che fanno dei prodotti di ottima qualità, una grande cura nei confronti della selezione degli scrittori, libri stupendi, con argomenti i più diversi, che non vengono assolutamente proposti perché sono poco commerciali, e quindi apriti cielo, insomma, tutto quanto fa brodo, e voi capite bene che, insomma, sono veramente un po' a pezzi come lettrice. Quindi un canale mio che riprenderà pian pianino con un po' di tutto, credo anche qualche prodotto di acquistato, non soltanto su AliExpress, ma giusto per farvi vedere cosa c'è in giro. Io guardo molto YouTube per quanto riguarda appunto vari acquisti, per fare acquisti utili, investendo bene i miei soldi, cercando di non prendere delle fregature. E quindi, se posso dare anch'io il mio piccolo contributo, non mi dispiacerebbe farlo, giusto per continuare a alimentare quello che è un aspetto di YouTube che spesso non viene molto celebrato, ma che è quello di essere utile nel quotidiano, utile alla casalinga, utile al ragazzo che vuole fare che ne so, un buon acquisto su internet, oppure se voi dovete, che ne so, avere qualche informazione su un telefono nuovo che volete acquistare o su un qualsiasi cosa, basta cercarlo su YouTube. Se qualcuno ha caricato questa informazione, avrete ovviamente un'idea, che è un parere personale, quindi opinabile, però già da come la persona parla, da come la persona ve lo presenta, da come analizza il prodotto e tutto il resto, capite se più o meno è affidabile oppure no. Quindi un grazie nuovamente a tutti coloro che si sono iscritti, e niente, ci vediamo presto, baci ai gusti un po' retro degli avanzi di Natale e Capodanno, quindi baci, gusto, pandoro, panettone, torrone, cotechino con lenticchie, eccetera, eccetera. A presto.